Ok, ragazzi, siete un deputato della Duma e avete appena proposto una legge in questi termini. Questa proposta di legge regola le misure concrete di applicazione della legge stessa. И касается он тех электронных приборов, которые используются военнослужащим. Questa norma di legge riguarda in particolar modo i device personali in dotazione ai militari per scopi personali o per diffondere informazioni. В личных целях и разглашают сведения, содержащие государственную тайну. Diffondere informazioni relativi ai segreti di Stato. Эта норма не новая. Это норма из закона о статусе военнослужащих, которая сюда пришла как корреспондирующая. Questa norma non è nuova, è già stata introdotta in passato, ma va indubbiamente attualizzata. Все приборы, будь то телефоны, планшеты, которые применяются в интересах выполнения боевых задач и обеспечивают боевую работу, как работали, так и будут работать, потому что... Ora, i cellulari e i tablet utilizzati durante le missioni devono continuare a operare, perché la loro operatività e il loro uso è regolato dai comandanti militari. E naturalmente ci sta, qualche mail al comando la dovrai pure mandare, qualche rapporto lo dovrai scrivere e poi i droni in qualche modo con qualche tablet li dovrai pure comandare. Ma nient'altro, tutti dovrebbero capire questo concetto, non deve funzionare nient'altro a parte i tablet e i cellulari autorizzati dal comando. Sfortunatamente, molti commentatori che non capiscono un accidente della legge hanno provato anche a esprimere la propria opinione. E proprio non vogliono capire che cosa prevede la legge. E quando i commentatori e gli amministratori di canali Telegram non vogliono capire che cosa prevede una legge, che cosa potrà mai andare storto? Non ce la faccio, queste immagini sono troppo sconvolgenti. Guardatele a vostro rischio e pericolo. Qui potete vedere dei cellulari sommariamente giustiziati dagli ufficiali dell'esercito russo. È stato drammatico, li hanno sottratti con la forza dalle tasche dei soldati appena arrivati e poi li hanno messi tutti su un tavolo e boom, 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 con martelli, calci di fucile, tutto quello che avevano e li hanno spaccati. Queste immagini ti lacerano dentro, fanno capire quanto sia brutta la guerra. Perché quei grandissimi bippardi non vogliono che voi sappiate quello che accade realmente al fronte. Non vogliono, per esempio, farvi sentire i messaggi di Sergei, ma noi ne abbiamo ancora uno da trasmettervi. Vediamolo insieme. Здравствуйте, друзья, это Сергей. Новости с передовой из зоны СВО. Buongiorno amici, sono Sergei e vi porto novità dalla linea del fronte dell'operazione militare speciale. Ora, io non voglio assolutamente fare body shaming o discriminare, ma a voi non sembra che Sergei sia un pochino troppo... Non so, non vi pare che abbia un po' troppa esperienza per trovarsi sulla linea del fronte? Ecco. Cioè, io un soldato con la sua esperienza di vita non lo terrei sulla linea del fronte. È prezioso. Lo piazzerei nelle retrovie a fare quello che sa sicuramente fare meglio. Dopotutto deve aver visto un mucchio di primavere, ma anche di estati, inverni e autunni.
Мне мои друзья в WhatsApp, которые находятся в полку, сейчас рассказывают ужасные вещи. Ti arrivano notizie orribili dal fronte per il tramite di WhatsApp? Non ti preoccupare, Sergei. Presto tutti i cellulari dei tuoi amici finiranno appesi a un albero con lo schermo rotto, così nessuno ti manderà più quei messaggi disturbanti su presunte cose orribili che accadono al fronte. Расскажу о некоторых из них. Мой друг 299-го полка, 3-го батальона 9-й роты, был... Vi parlerò di loro. Per esempio, un mio amico del 299esimo reggimento, i cui ulteriori dati aggiuntivi l'avvocato Francesco Catania si rifiuta di imparare, perché tanto quel poveraccio sopravviverà comunque tanto quanto un gatto russo in una tangenziale ucraina. Выведен за штат по состоянию здоровья. È stato congedato per motivi di salute. Ой, ну, во-первых, у него контузии, голова трясется, это первое. Второе, у него третья группа. Prima di tutto ha riportato un trauma da impatto con un proiettile di artiglieria e la sua testa trema continuamente. E poi è un disabile di terzo grado. И у него язва желудка. Была пропадная, прооперировали. Он находился уже в полку, куда прибыл еще в феврале месяце, но никакого лечения он там не получил. Un'ulcera gli aveva già perforato lo stomaco, ma da quando è entrato a far parte dell'esercito, nel febbraio di quest'anno, nessuno gli ha mai dato un trattamento medico per controllare questa malattia. Sì, i farmaci sono per bippette occidentali, veri maschi alfa russi non ne hanno bisogno. Ciao, Zavutovo Zirianov Aleksandr. Так вот, друзья мои, никакого лекарства он не получал. Il suo nome è Alexander Ziranov e, cari amici, non ha ottenuto alcuna medicazione. Побыл в госпитале. Госпиталь Костромской. Все называют вокруг мясорубка. Era in ospedale e, ragazzi, tutti chiamano l'ospedale di Kostroma il tritacarne. Ok, ma Kostroma si trova in Russia e a nord-est rispetto a Mosca, non è esattamente sulla linea del fronte. То есть нужны люди на фронт, их туда полуживых отправляют. E lo chiamiamo il tritacarne perché anche se i pazienti sono mezzi morti, ma c'è bisogno di qualcuno in prima linea al fronte. I medici dell'ospedale ce li mandano al fronte. Ora, va bene che la persona che mandi al fronte è anche mezza viva, ma oggettivamente è anche mezza morta. Ed è meglio mandare al fronte uno mezzo morto che uno completamente vivo. Riduci i danni, Sergei, riduci i danni. E non è l'unico. У человека, которого перебиты сухожилия направо. E lui non è stato l'unico, anche un altro paziente, un uomo che aveva una rottura del tendine nel braccio destro, è stato mandato in prima linea. В руке, который не может даже по состоянию здоровья производить какие-то физические действия, направлен обратно на СВО. E non può eseguire alcuna azione fisica, è stato rimandato nell'operazione militare speciale. Sì, non è che ti tengono sul lettino per farti prendere 7.000 dollari equivalenti al mese così per sport. Devi esserci proprio quasi orizzontale su quel lettino per incassare una somma del genere. Dartela perché sei soltanto incapace di combattere, perché ti è saltato qualche tendine, non è etico, ecco, non è etico, non è carino nei confronti della patria. Poi, se eventualmente quel tuo amico ci dovesse lasciare le penne, ho scoperto che la famiglia incasserebbe, ammesso e non concesso, che venisse dichiarato naturalmente deceduto in azione e non semplicemente disperso o peggio ancora considerato come un disertore, la famiglia riceverebbe ben 34.000 dollari equivalenti. Eh? Ci si potrebbe acquistare ben più di una Lada nuova. Per cui tu vuoi
togliere alla moglie, ai figli il giusto sostentamento perché quello lì preferisce fare il pilandrone in ospedale. Dai! На ВВК его умышленно, я еще раз подчеркиваю, умышленно не послали. È stato deliberatamente inviato di nuovo al fronte senza passare dalla commissione medica militare. È stato fatto deliberatamente. И таких знаете сколько? Вот что делает. E sapete quante cose di questo tipo accadono? Questo è quello che il nostro presidente, il nostro governo sta facendo con l'operazione militare speciale. Наше руководство, наш президент, ему наплевать на воинов СВО, что их полуживыми, вот Сашку Зыряну, полуживым от... Lui non si preoccupa affatto per i guerrieri dell'operazione militare speciale e loro li rimandano sul fronte in mezzi morti, come è successo a Sasha Zakharinov o come si chiama, tanto ripeto, quel poveraccio durerà meno di un gatto iraniano in una tangenziale di Tel Aviv. Управляет, он даже не доедет туда по своему состоянию здоровья. И таких случаев... Lui non vuole andare lì a causa delle sue condizioni di salute e come lui moltissimi altri. Море, друзья мои, вот оно истинное лицо верховного главнокомандующего, его лживые заявления о правах и СВО. Questa è la vera faccia del nostro supremo comandante in capo e queste sono tutte le sue false dichiarazioni sulla considerazione che ha per i militari dell'operazione militare speciale. Никаких прав мы не имели, не имеем и не будем иметь. Noi non abbiamo mai avuto, né abbiamo, né avremo alcun diritto. Ragazzi, non so a voi, ma a me questo pensionato con la maglietta da militare sta tremendamente simpatico. Peccato che, se non l'hanno già beccato, presto finirà nella stessa cella di Caramurza. Ma vediamo in un altro video come quei posti in cella si sono liberati e soprattutto cosa dicono questi resistenti russi. Resterete delusi, ve lo anticipo. Comunque sia, una piccola buona notizia, è stato confermato l'affondamento slash distruzione di un altro sommergibile classe Nibiru. Sì, lo so, cari amici filorussi, vi piacerebbe avere un sommergibile classe Nibiru, eh? E invece no, si tratta di un classe Kilo e stiamo parlando del sommergibile più sbippato del Mar Nero, il Rostov sul Don. È già stato colpito qualche mesetto fa dall'aviazione o dalla marina ucraina, in realtà dall'aviazione, se non erro era stato centrato da alcuni missili, probabilmente cruise, e adesso, mentre si trovava ancora in riparazione su un dry dock, è stato colpito per la seconda volta a Sebastopoli. Ora, sinceramente, non ci sono moltissime immagini disponibili. Quelle che stanno girando e che mostrano i danni sembrano a me quelle scattate esattamente a ottobre-settembre, quando è stato beccato la prima volta, ma ci sono anche delle immagini riprese dall'alto che ci mostrano dove si trovasse il sommergibile. Ebbene, i russi hanno pensato bene di nasconderlo con un telo o qualcosa di simile. Perché naturalmente se lo nascondi con un telo, tutta l'intelligence, beh, viene meno. Non ci sono mica satelliti in grado di penetrare un telo, dai, è solo il 2024. E oltretutto, figurati se in una città occupata come Sebastopoli non hai una quinta colonna sul terreno che passa dati di intelligence agli ucraini. Perché dai, ai russi non la si fa, si mette un telo e poi ci si mette a riparare lo scafo di un sommergibile da 300 milioni di dollari equivalenti. Sicuramente andrà tutto per il meglio. Ma il danno maggiore, ammesso che sia vero, è stato causato dalla distruzione di quattro sistemi Triumph S-400, l'over the top della difesa antiaerea russa. Ora dovete sapere, e se seguite questo canale da qualche tempo, certamente lo ricorderete,
che i sistemi Triumph, così tutti gli altri precedenti e quelli futuri, sono in realtà l'insieme di diverse apparecchiature. Ci sono i lanciatori, che sono quei camion con i tubi di lancio e i missilazzi caricati all'interno. Ci sono le unità radar, ci sono le unità di comando e poi credo che ci siano altre unità di supporto, tipo batteria o giù di lì. Il punto è che un sistema completo di S-400 costa mediamente sul 1,5 miliardi di dollari nella versione base. Se lo vuoi un pochino più elaborato, con qualche missile di riserva, arrivi anche a spendere 2,5 miliardi di dollari. Costano carissimi. Per cui, se è vera la notizia che sono stati distrutti quattro sistemi e non quattro lanciatori, beh, io credo che al Cremlino più di un ragioniere piangerà lacrime di sangue. Anche perché, detto fra noi, i componenti che servono per costruire gli S-400 non si trovano esattamente su AliExpress, perché sennò i russi ne costruirebbero letteralmente a decine. No, non si trovano, sono componenti peculiari che per ora i russi non possono comprare sui mercati paralleli. Quindi, in pratica, il danno causato dalla distruzione di questi quattro sistemi sarebbe di molto superiore a quello causato dalla perdita del sottomarino, ma i giornali non se ne sono ancora accorti. In ogni caso, anche se gli ucraini avessero neutralizzato soltanto quattro batterie lanciarazzi Triumph, beh, va bene lo stesso, il danno ammonterebbe comunque a qualche decina di milioni di dollari equivalenti. E come ripeto, i russi non sono in condizioni di produrne tantissime di batterie S-400. Ma gli ucraini non si sono fermati qui. Hanno colpito anche i depositi del campo militare di Ozorovsk o qualcosa di simile. Sì, evidentemente qualcuno al comando deve andare in vacanza e ha voluto chiudere i lavori in sospeso più in fretta che poteva. Perché sennò poi sai, moglie e figli, chi li sente? È molto meglio sistemare i russi. In realtà non molto, ci terrei a mostrarvelo per farvi capire l'entità dell'esplosione, ma proprio non posso perché l'algoritmo non è orientato a farvi vedere scene simili, anche quando apparentemente non ci sono perdite umane. Comunque, questa esplosione, per darvi un'idea, si sviluppa in altezza tanto quanto un palazzo di grandi dimensioni in una città media. Sarà alta almeno 5, 6, 7, 8 piani. Guardate l'immagine linkata qui sotto e fate le proporzioni con l'albero che si trova nell'immagine. Quell'albero sarà alto almeno una decina di metri e l'esplosione almeno 7, 8 volte più alta di lui. A proposito, alcune fonti dicono che quello che è esploso non è un deposito di carburante, ma un deposito di munizioni. Ed effettivamente, vedendo il botto, è anche possibile. Se ci fosse l'audio nei video e sentissimo una marea di esplosioni secondarie, sapremmo che effettivamente era un deposito di munizioni e non di carburante. Però lo spettacolo è comunque impressionante. E invece è davvero stato fatto esplodere un deposito di carburante dalle parti di Belgorod a Gublinskaya. Questo colpo è stato portato avanti usando dei droni, naturalmente di fabbricazione ucraini, da parte dell'SBU, cioè da parte dei servizi segreti ucraini. Poi, altra notizia interessante, che mentre in Ucraina stanno per arrivare, come arrivano ormai periodicamente, nuovi mezzi blindati, qualche altro carro armato, eccetera, eccetera. In Russia, invece, il governo continua ad acquistare kart da golf ritargati e ribrandizzati, dunbuggy, ragazzi, ce ne sono alcune bellissime, e naturalmente moto. E il dato tragico è che, manco fossero in un film di Mad Max, i soldati russi utilizzano veramente questa roba per andare all'assalto. Con il risultato ben poco lungimirante che i militari russi sono facili bersagli non solo per le granate, le munizioni sganciate dai droni, dall'artiglieria, eccetera, eccetera, ma
ma anche e soprattutto dalle armi leggere in dotazione ai soldati. Vi lascio il link qui sotto di due poveracci russi che a cavallo di una moto tentano di andare all'assalto di una postazione ucraina. Gli ucraini premono il grilletto, lanciano qualche breve raffica e l'avventura dei due russi è finita. E tra l'altro, ragazzi, il mezzo prende anche fuoco, cosa che normalmente le moto occidentali e giapponesi non fanno. Ora, non so se sia per rendere omaggio alle leggende locali oppure a John Wick, ma gli ucraini hanno un drone chiamato Baba Yaga. Questo drone è in grado di portare anche pesi rilevanti e a quanto pare adesso è in grado di sganciare sulla testa dei militari russi anche delle bombe guidate o dei proiettili intelligenti. E infine, ragazzi, gli F-16 ucraini hanno completato le loro prime missioni. Non sappiamo se e quali obiettivi abbiano raggiunto, ma una cosa è certa: i blogger militari russi stanno schiumando di invidia. Perché? Perché gli F-16 ucraini sono dotati di un'interfaccia UHD per il casco. In pratica, il pilota può mirare semplicemente muovendo la testa. Un pochino come avveniva nel classico Firefox di inizi anni 90 o addirittura anni 80. Ebbene, nessun caccia russo ha al momento attuale la stessa capacità. Inoltre, al momento attuale, dalle immagini pubblicate, si può vedere che questi F-16 sembrano essere predisposti per montare sotto i piloni dei giocattoli per la guerra elettronica. È un'informazione, non dico sensibile, ma sarebbe stata meglio non darla ai russi. E poi montano apparentemente in questa configurazione i classici Sidewinder per il combattimento aria-aria. Poi, come potete facilmente immaginare, auguro ogni bene ai piloti ucraini oppure comunque ai piloti degli F-16, wink wink. Ma in ogni caso, per ora gli F-16 sono troppo pochi per fare la differenza. Per iniziare a discutere ragionevolmente con il nemico, dovrebbero essercene almeno 60 operativi. A me risulta che attualmente siano molti, molti meno. E voi cosa ne pensate? La marea sta cambiando ancora una volta a favore degli ucraini? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. E naturalmente, se il canale vi piace, ricordatevi di premiarlo iscrivendovi, attivando la campanella, condividendo il link al video con gli amici sui social che frequentate e naturalmente lasciando un mi piace qui sotto. Se non farete tutto questo in un futuro alternativo, remoto e decisamente eventuale, potreste ritrovarvi a cercare di vendere ai cinesi un sommergibile russo di classe Nibiru. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto!